Allora, eccoci, erano i The Tramps con Disco Inferno qua su Radio Roma Futura, una meravigliosa hit qua che ha suonato alle 22:40 minuti. Rientriamo perché dopo questa bella carrellata con i nostri opinionisti ospiti in collegamento telefonico, volevamo ricordare tutti i nostri partners che sostengono Radio Roma Futura, ovvero a cominciare dalla SPI CGL Quinta Lega, che si trova in Viale Irpinia 70, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 per la tutela delle pensionate e dei pensionati. Poi ricordiamo il Caffè Letterario Mameli 27, che si trova in Via Goffredo Mameli 27 a Trastevere a Roma, e ricordiamo che il Caffè Letterario Mameli 27 si trova in una delle vie più esclusive del quartiere Trastevere, a pochi passi dal Gianicolo, dove in un'atmosfera calda e accogliente potete leggere o comprare un libro, ascoltare musica dal vivo e assistere a eventi teatrali, presentazioni di libri, ma anche eventi culturali. Vi ricordo il numero di telefono 06 89 01 89 78 e il cellulare 328 6103 675. L'email è ilcaffè.mameli27@gmail.com e il sito internet è www.mameli27.com. Il nostro e vostro parrucchiere di fiducia, Ri Belli, unisex estetista in via Olevano Romano 39, zona Prenestina, in Villa Gordiani. L'orario è non stop, il telefono è 340-53-41-633, ripeto 340-53-41-633, del nostro amico carissimo Massimo Castellano, e quindi un applauso va a loro, ai nostri partners che ringraziamo calorosamente, che sostengono Radio Roma Futura. E si continua sulle note in sottofondo della bellissima La Coppa della Vida di Ricky Martin. Andiamo a vedere i risultati di questa sera. Intanto sono terminate le partite e gli anticipi. C'era un anticipo in Serie B, il Trapani contro il Frosinone ha preso una bella imbarcata, ahimè per il Trapani, 1-4, complimenti al Frosinone, 4 gol, attenzione anche a Daniel Ciofani e anche al fratello Ciofani, il difensore che ha segnato anche lui, Matteo Ciofani. Quindi 4-1 vola il Frosinone in testa alla classifica, quota 35 punti. 2-2 invece in Bundesliga tra Hoffenheim e Borussia Dortmund con un espulso, e poi l'Alavés ha vinto invece contro il Real Betis 1-0 al 58esimo minuto, il gol di Davierson. Allora andiamo a vedere invece se c'è qualche altra notizia, ma lo facciamo subito dopo un'altra pausa musicale qua su Radio Roma Futura, e ritroviamo innanzitutto una bellissima canzone del passato recente, ovvero Top Loader con Dancing in the Moonlight su Radio Roma Futura. They don't bark and they don't bite, they keep them.
Spesso mi chiedo perché sto a raccontare casi miei alla gente. Penso a quelli come me che stanno svegli la notte cercando le frasi per riuscire a parlar di sé. E non sanno fare nient'altro, non sanno fare niente, neanche le lavatrici hanno i maglioni sgualciti. E non guardano neanche la televisione, tranne la notte degli Oscar e qualche film d'azione. Così ho invidiato la gente che vive a Milano e le forme di vita di un pianeta lontano. E chi ha perso tempo per capire il mondo e chi ha perso tutto per capirsi a fondo. Avrei voluto scoprire altri punti di vista e come stanno le cose e dove sei te. Che cosa pensa tua madre? Che cosa pensano i marziani dei capricci terrestri e di quegli umani buffi che giocano a sudoku e si confondono sempre navigando sul web? Che siamo tutti un po' folli, facciamo cose strane, diamo agli altri dei passi e poi andiamo a cacciare. Esiste un limite alla morale se ogni abitudine è normale. Così ho invidiato la gente che vive a Milano e le forme di vita di un pianeta lontano. E chi ha perso tempo per capire il mondo e chi ha perso tutto per capirsi a fondo. Avrei voluto scoprire altri punti di vista e come stanno le cose e dove sei te. Adesso che non ci sei più io ti racconterò di me. Adesso che mi guardi dalle sarai di me, adesso che non ci sei più, adesso che mi guardi dalle nuvole. Così ho invidiato la gente che vive a Milano e le forme di vita di un pianeta lontano. E chi ha perso tempo per capire il mondo e chi ha perso tutto per capirsi a fondo. Avrei voluto scoprire altri punti di vista e come stanno le cose e dove sei te. La bellissima Milano di Luca Carboni qua su Radio Roma Futura alle 22:52 minuti. Bellissimo anche l'album, l'ultimo album di questo artista che adoro davvero moltissimo. Allora, intanto si continuano ad alzare gli ascolti. Volevo fare un saluto speciale a tutti gli amici di Club de Football. Innanzitutto un applauso che ci sostengono sempre, ci ascoltano in tanti. E poi a tutti coloro che ovviamente abbiamo sentito prima, i nostri partners, e a coloro che intervengono qua come opinionisti, ospiti in studio. Allora andiamo a vedere, dopo abbiamo visto appunto anche lì i risultati finali delle partite, se c'è qualche notizia più che altro da poter dare in diretta, anche perché insomma se c'è qualcosa di interessante, per esempio tutti i rebus di Allegri. Su questo si parla moltissimo di questo big match, ovviamente Juve-Roma, e tra l'altro anche in Serie A ancora il Milan. Montella convoca Bacca e Bonaventura, quindi stanno tornando i due fuori classe del Milan.